Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred e bentornati anche oggi nella mia cantina. Quest'oggi costruiremo questo tavolino da salotto. La peculiarità di questo progetto è che l'ho realizzato interamente partendo da avanzi di lavorazione che ho rimediato dove lavoro. Tutto il piano è costituito da piccoli rettangoli di legni diversi che ho incollato assieme. Queste due fasce sono come al solito di olmo perché ho una buona quantità di questo legname e le due gambe sono di MDF. Sempre pezzi di recupero che ho giuntato e incollato e ho poi laccato dando prima due mani di cementite. La laccatura l'ho fatta semplicemente a bomboletta. Per quanto riguarda il piano invece ho dato due mani di vernice poliuretanica satinata. Il fatto che questo progetto sia interamente a costo zero per quello che riguarda almeno il materiale, perché poi vabbè ovviamente la ferramenta e la vernice le ho dovute pagare, gli dà un valore aggiunto, anche se non è esente da difetti. Qualche stuccaturina sul piano, non è perfetta neanche la parte dell'MDF, ma poco importa, per quello che serve a me come volevo farlo io, il fatto che sia già stato realizzato partendo da materiali a costo zero è un valore aggiunto in più che gli dà. Perfetto ragazzi, prima di lasciarvi all'inizio del video vi ricordo di commentare qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo tavolino, di mettere mi piace se vi piace quello che vedete sul mio canale e ovviamente di iscrivervi qualora non l'aveste ancora fatto. Vi lascio la visione. Cominciamo prendendo vari scarti di diversi legni, in questo caso ho qui faggio, pino molto chiaro, rovere, teak e il solito olmo. Cominciamo tagliando degli spezzoni a 15 cm. Creati al bancosega questi scassi su tutti i lati di tutti i pezzi, procedo a tagliare delle striscioline di materiale che possa incastrarsi perfettamente all'interno di questi solchi che abbiamo tagliato. Ora la parte un po' più noiosa del lavoro. Mettiamo insieme il tutto frapponendoci le lamelle che abbiamo tagliato e incolliamo, semplice vinilica. Ed ecco qua tutte quante le strisce incollate. Con lo stesso principio con cui ho unito gli altri scarti, ho creato questi due pezzi che ora vado a incollare sui bordi. Carteggio ora tutto fino a grana 120 e poi darò la prima mano con una vernice poliuretanica satinata. E ora carteggiatina con carta 240 e poi seconda mano.
Dopo aver tagliato queste sezioni di MDF da 35 mm di spessore, li uniremo in questa maniera a formare una sorta di ferro di cavallo che sarà niente altro che la base del nostro tavolino. Ora li levigo tutti e procedo a incollarli. Una volta smorsettate le gambe, ho proceduto a stuccare per la prima volta le giunte. Ora procedo a carteggiare tutto quanto con carta fino a 120 come prima. E dopodiché darò la prima mano di cementite e dopo la prima mano procederò a una seconda stuccatura per eliminare tutte le imperfezioni. Eccoli qua, li ho ristuccati dappertutto, ora procedo a ricarteggiarli con carta 240 e a dare un'altra mano di cementite. Ora che il tutto si è asciugato, procedo a carteggiare con una spugnetta abrasiva grana 320 e dopo darò due mani di nero a bomboletta. Mi sono ora creato questi due listellini che diventeranno il mezzo con cui giunterò il piano con le due gambe. Li foro su due lati per poi andarli ad avvitare sul retro del piano e sul lato delle gambe. Procedo ora all'assemblaggio del tavolino. Perfetto ragazzi, anche il video di oggi è giunto alla conclusione. Spero come sempre che vi sia piaciuto o almeno interessato. Più che altro cerco di dare qualche spunto utile a qualcuno anche per ottimizzare i vari materiali che abbiamo nei nostri laboratori. E come sempre, alla prossima!